Posso andare? Allora, buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a nome della nuova società e oggi presentiamo Alfredo Rota, il nuovo presidente. Vi chiedo solo una cortesia, visto che magari vi conosciamo, noi vi conosciamo, lui forse un po' meno, di presentarvi nome e cognome e la testata di appartenenza quando farete delle domande. Passo la parola ad Antonello. Dobbiamo spostare tutti? Ah, sì. Per forza. Con le ruote la prossima volta. Faccio la prima a spostarmi. Quello verde manderà un incasso, eh? Quello lì va. Mamma quanti, sono abituato. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Sono molto emozionato. Ci conosciamo da diversi anni con molti di voi. Anni fa ero dalla vostra parte, adesso mi ritrovo qui e quindi potete capire la mia grande emozione. Iniziamo questa avventura. La Rimini Calcio, la storia calcistica da Rimini Calcio è una storia importante, è una storia di tradizione e quindi è una grande responsabilità, una grande emozione per me ricoprire questo incarico. Ricordo quando ero anni fa, andavo allo stadio, vedevo il presidente, il grande presidente Bellavista, arrivavo allo stadio, lo vedevo sempre bello, cioè sempre elegante, con un suo savoir-faire incredibile. Io guardavo sempre lui e i suoi collaboratori, anche Beppe, con un grande ammirazione e grande apprezzo. Speriamo di emulare le sue gesta, quantomeno, insomma, sarà durissimo, però noi ce la metteremo tutta. La storia, l'avventura, questa avventura, faccio un passo indietro. Così. La storia di Alfredo Rota, presidente, inizia circa un anno fa, luglio 2019. E il presidente e io abitiamo a Rimini, il presidente è tifosissimo del Rimini, e andiamo sempre allo stadio, ci vedevamo allo stadio molte volte, anche negli anni scorsi, e sempre appassionati tifosi, mio figlio anche gioca a calcio, tifoso del Rimini. E l'anno scorso, quando è stato fine giugno, c'era il presidente Grassi che rilasciava delle così esternazioni, dichiarazioni, dicendo che non ce la faceva più ad andare avanti da solo, e che aveva bisogno di un appoggio di qualche imprenditore specialmente locale. Con Alfredo Rota ci siamo guardati e lui, grandissimo tifoso anche del Rimini, ha detto perché no, diamo una mano a Giorgio Grassi. E da lì è nata una serie di incontri con Tiziano Fabbri, col presidente Grassi, proprio per cercare di riuscire a trovare una giusta collaborazione. Il presidente si è visto moltissime volte, questo parlo sempre luglio 2019, quindi esattamente 12 mesi fa. Il presidente si è visto diverse volte con il presidente Grassi, e si sono incontrati diverse volte, si sono parlati, hanno valutato anche tutti i libri contabili, cioè di vari commercialisti, delle controparti, però per una serie di motivi, forse non erano i tempi giusti, la trattativa non è andata in porto. Il presidente è rimasto sempre tifoso del Rimini, siamo andati sempre, abbiamo continuato sempre ad andare allo stadio. E lunedì scorso c'è stata una telefonata di Tiziano Fabbri al presidente, col quale chiedeva se è ancora interessato alla Rimini Calcio dopo circa diverso tempo, e lui ha detto sì, parliamone, vediamone, e da lì poi è nata questa nuova avventura. Si è incontrato con Tiziano Fabbri, poi siamo visti con il presidente, e nel giro di davvero 48 ore la trattativa si è conclusa, insomma. E quindi parte la nuova era del presidente Rota, presidente della gloriosa Rimini Calcio. Siamo felici, siamo contenti, ce la metteremo tutta. Questa è l'inizio di un percorso. Sappiamo che è un percorso difficile, sappiamo che è un percorso molto impegnativo. Noi ci metteremo tutta la nostra professionalità e cerchiamo di far bene. È una grande piazza Rimini, ha dei grandissimi tifosi, merita tantissimo rispetto.
noi cercheremo di onorare questa maglia, di, ripeto, emulare almeno un po' le gesta del grande presidente Bellavista. Io mi fermerei qui, continuo adesso, lascerei la parola al presidente Rota, così parliamo un attimino un po' anche degli aspetti societari. Sposta tutto. Sì. Facciamo che cambiamo posto. Sì, forse. Sì, facciamo prima, sennò si ubriacano questi microfoni. Buongiorno a tutti, sono lieto di essere qui e sono consapevole di aver assunto una grande responsabilità nell'acquisizione di una società prestigiosa come la Rimini Calcio. Cercherò di essere all'altezza per far sì che i tifosi e tutte le società che crederanno e che credono nella Rimini Calcio saranno soddisfatti. Ecco. Per me è una prima esperienza nel mondo del calcio. A livello professionistico, in passato mi è capitato di sponsorizzare squadre in eccellenza, squadre diciamo di quartiere, però un impegno così importante non l'avevo mai preso. Non è mia intenzione prendere l'impegno, cioè l'impegno l'ho preso da solo, però vorrei condividerlo con chi ha voglia, di fronte chiaramente alla presentazione del progetto, di partecipare, perché unendo e facendo sinergia di sicuro si fa meglio che una persona sola. Io non voglio essere la persona sola e voglio condividere con altre persone questo progetto. Cos'altro dire? Sono emozionato, è la prima volta che parlo davanti a una platea così numerosa di giornalisti, non mi è mai capitato, a volte faccio fatica anche quando faccio il pranzo di Natale a parlare con i miei dipendenti, no? Parla più mia moglie che io. Sono una persona riservata, non sono una persona diciamo molto espansiva, ecco, sono molto introverso. Però quando faccio le cose cerco di farle bene. Se reputo che l'impegno che prendo, diciamo, magari so di non essere all'altezza, rinuncio, ecco, piuttosto che prenderlo e poi fare delle brutte figure. Io avrei finito, poi lascio a voi chiaramente le domande, lo spazio alle domande, che di sicuro ne avrete tante, visto che dal giorno dell'acquisizione della Rimini Calcio, che è stata un'acquisizione flash, per serietà non ho rilasciato interviste a nessun giornalista che mi ha chiamato, perché desideravo fare, diciamo, un incontro con tutti, con tutte le persone chiaramente che ne dovevano far parte. Ciao, prego. Ciao a te, intanto benvenuto, Daniele Emanuelli, Televimi di Sportal Rimini. A te ti conosco. Una cosa, innanzitutto è umano essere molto emozionato in questo momento, il tuo amore di spendere insomma le tue sensazioni e le tue emozioni. Volevo dire, quando parlavi prima di un progetto dove non vuoi essere solo, se si può dire se hai già in mano qualcuno che ti possa aiutare a livello di imprenditori liminesi o qualcuno di fuori? Allora, ci sono le due possibilità, sia imprenditori locali e sia imprenditori invece esterni.
Ci sono fatti delle chiacchierate. Io ieri ero a Milano, appunto, in uno studio di professionisti per mettere giù un progetto, elaborare un progetto per far sì che la Rimini Calcio in 3-4 anni, quelli che serviranno, arriverà, se facciamo la D, io spero di farla C, però se purtroppo non dipende da noi, se dovessimo ripartire dalla D, in 3-4 anni trovare anche nuovi sponsor, nuove aziende che ci aiuterebbero a sostenere anche il costo del campionato di Serie C, che noi sappiamo benissimo che per farlo ad alti livelli ci vogliono dei capitali sostanziosi, ecco. Per vincere un campionato di Serie C è chiaro, se sei fortunato lo vinci anche con poco, però diciamo che in pratica invece, se uno analizza la cosa, ci servono dei grossi capitali, dei grossi investimenti. Mi inserisco perché vorrei dare una notizia, volevamo fare un comunicato stampa velocissimo oggi pomeriggio. Tra le tantissime cose, da quando si è presa la società, il primo punto era fare l'iscrizione della squadra al campionato di Serie D. Vi devo dire che è veramente con grande fatica, perché cambia la proprietà, quindi cambiano tantissimi aspetti anche legali, quindi non è facile fare un cambio. Vi comunico con piacere che finalmente oggi pomeriggio si è fatta l'iscrizione regolare al campionato di Serie D con tutti i documenti possibili e immaginabili, quindi ritengo di dare questa notizia. Volevamo fare un comunicato stampa, poi ho detto ci vediamo alle 5 e mezzo, è stato fatto alle 3 e mezzo in banca, e quindi è una notizia freschissima di appena 2 ore fa. Qui a fianco a noi c'è Marco Mercuri, che è il segretario storico della Rimini Calcio, che segue tecnicamente tutte queste pratiche qui e che quindi è anche a nostra, a vostra disposizione per eventuali domande tecniche su aspetti, insomma, anche legati all'iscrizione, eccetera. Però questo ci tenevo a sottolineare perché, insomma, è stata una corsa contro il tempo per vari aspetti, perché, ripeto, quando cambia una società cambiano diverse formule tecniche legali. Ringraziamo anche il Comune, che è stato velocissimo nell'aver dato il certificato per il campo e che era obbligatorio inserire nella richiesta di iscrizione alla società. Sono stati fatti regolari bonifici, quindi bella notizia almeno questa. Adesso contento con il Romagna, sempre rimanendo legato al discorso, sono due strade, venditori con le linee e venditori riminesi. Per i venditori riminesi si riferisce a Lucio Pesani, con cui si è incontrato domenica sera, nella situazione con allora Lucio Pesani, il gruppo di Lucio Pesani bisogna che chiaramente venga presentato, no? Cioè, chi fa parte del gruppo di Lucio Pesani io oggi non lo so, mi piacerebbe conoscerlo, no? Perché chiaramente non posso condividere la società senza sapere chi sono le persone che fanno parte di questa accordata di Lucio Pesani. Io di Lucio Pesani ho stima, è un imprenditore di Rimini, è una persona nata a Rimini, è una persona che è stato un grande tifoso del Rimini, vive a 300 metri dallo stadio e di conseguenza averlo nel progetto non lo escludo, cioè non mi dispiace, però è chiaro che bisogna capire chi c'è insieme a lui, ecco. Perché, Vai ricordo. Buonasera, ci vedo in cosa la tappa, perché era Romagna. Le pagelle fa. Mi ricollego sempre al discorso dei colleghi, questa doppia tappa sul tavolo, quindi una interna alla città, o esterna alla città.
è legata anche alla categoria questa doppia opportunità che sa, cioè gli imprenditori? No, un aiuto ce lo danno indipendentemente dalla categoria. Sì, perché dobbiamo fare un progetto che dura nel tempo, di conseguenza l'aiuto ce lo danno, ce lo darebbero, la consulenza ce la darebbero in egual modo, in ogni caso, sì sì. E poi vediamo qui Antonello, Alberto e Marco, che conosciamo tutti. Sì, loro in confronto a me sono dei professionisti, professionisti del calcio, io sono un dilettante, neanche, un apprendista. Grazie. Come sono state questa settimana, come si sta organizzando, come sta organizzando la società? Allora, intanto abbiamo cercato di sistemare l'assetto interno della società, di conseguenza di confermare il segretario, che è una persona molto competente, molto seria, molto disponibile e che sa quello che deve fare senza nessuna difficoltà. Ha detto ufficio stampa, abbiamo scelto Giuseppe Meluzzi perché fa parte della storia del Rimini Calcio. Quindi abbiamo scelto, siamo andati in quella direzione. Poi è chiaro che vogliamo fare un discorso più ampio per quanto riguarda la comunicazione, per quanto riguarda il dialogo con i tifosi, di conseguenza verrà anche diciamo ufficializzato, no, verrà rinforzato tutto quello che riguarda la comunicazione e quant'altro. Antonello San Marco, direttore generale, perché ha avuto esperienze per diversi anni nel San Marino Calcio. È lui poi che mi ha inserito in questa avventura, perché è lui che me l'ha proposto per primo. Cosa ne pensi? Se lui non mi avesse detto cosa ne pensi di acquisire il Rimini Calcio, io non ci avrei mai pensato, perché non pensavo neanche che si potesse acquisire, cioè, assolutamente. Anche perché la persona, il presidente Grassi, sapevo che non l'avrebbe ceduto. Abbiamo il DS che per quel che mi riguarda è Alfio Pelliccioni, abbiamo puntato su di lui per quanto riguarda la direzione sportiva. E per quanto riguarda l'allenatore invece abbiamo delle difficoltà, perché gli allenatori che abbiamo visto fino ad oggi si sono riservati di dare la disponibilità in base alla categoria che dovremo chiaramente fare, diciamo. No, c'era prima Alessandro. Alessandro Giuliani, il collega di Roma. Presidente, oggi noi ci aspettavamo di trovare anche la divisione del sportivo. Era il punto, per quanto mi riguarda, per capire un po' come sono le dinamiche. Per i portati di firma che ancora non sono finiti. Allora, purtroppo c'è una burocrazia societaria che ancora non è stata completata, cioè io giovedì scorso ho acquistato il 100% delle quote della Rimini Calcio. Giovedì alle 19 di sera. Adesso dobbiamo avere il tempo di fare i cambi a livello di amministratori e quant'altro, di cosa bisogna fare, il verbale di assemblea, c'è tutta una burocrazia che chiaramente, essendo concentrati su altre cose, l'abbiamo un attimino, cioè abbiamo dovuto aspettare per fare quel passaggio. Una volta che avrò la carica e il potere di firma, io il contratto con Alfio Pelliccioni lo sottoscrivo. Che sarà oggi giovedì, sarà al massimo prossima settimana. All'inizio della prossima settimana. Il contratto sarà biennale. Il contratto sarà biennale.
Perché autore del ponte, lei ha citato già, e anche la formula, la ricetta della squadra dipenderà dalla categoria, sì. State già muovendo in questo senso. Chi conosce Alfio Pelliccioni sa che è un uomo che non sta fermo, di conseguenza sicuramente ha già una lista di nominativi, sia che si fa una categoria piuttosto che un'altra. Buonasera, sono Giorgio Percotti, l'autorispondente da Rimini della Gazzetta dello Sport. Buonasera. Volevo chiedere, prima insomma, avete parlato di quanto questa società insomma, comunque abbia una storia, una tradizione dietro, e volevo chiedere se si sente di fare una promessa ai tifosi e se ha idea di come riconquistarli, se appunto dopo diciamo, un'esperienza un po' difficile in questi 4 anni tra la società e il suo pubblico, si sente pronto a riportare la gente allo stadio in massa e come? Allora, per come riportare la gente allo stadio, il metodo è quello di fare un acquisto che crea entusiasmo, no? Di conseguenza fare una squadra che nell'interno ha dei giocatori che facciano divertire, che fanno divertire il pubblico. Poi mi ricordi l'altro pezzo? La promessa che voglio fare è che ci metteremo il massimo impegno per fare in modo di dare serenità, stabilità a tutto l'ambiente della squadra, diciamo. Cioè, secondo me nello spogliatoio deve esserci serenità e deve esserci diciamo aggregazione. Quindi la promessa che io faccio ai tifosi è quello di creare un gruppo unito che giocherà unito per dare il massimo dei risultati. Poi ancora dobbiamo incominciare, quindi dipenderà diciamo, anche gli obiettivi diciamo, sportivi, stagionali, da questi incontri, da questa possibilità di avere delle sinergie, cioè, oppure vi siete già dati gli obiettivi, se sarà Serie D, sarà una serie di amici, o se sarà Serie C, sarà un campionato di... Beh, è chiaro che se... riscontriamo partecipazione da parte di diverse società che ci consentono di poter investire e di conseguenza di fare una squadra più competitiva, gli obiettivi cambiano, non sono i medesimi. Bella. Poi c'è Stefano. Faccio un passo indietro, mi corregga se sbaglio perché ricordo una cosa non detta da lei e quindi faceva parte anche del gruppo Paesani inizialmente come progetto iniziale, del gruppo di Riminesi intorno a Paesani, qui c'era stato riferito però non so, magari si può dare qualche delucidazione. Vorrei sapere che cosa è cambiato lungo il percorso che l'ha fatta poi decidere di correre da solo per poi adesso chiedere aiuti. Non mi torna a questo passaggio. Allora io lo spiego, io non facevo parte della cordata di Lucio Paesani, io con Lucio Paesani avevo un accordo che era quello di aiutarlo come sponsor, ma non ero fra i soci di quella cordata, ecco. Cioè. Era diciamo nel primo, diciamo in aiuto a Grassi, chiamiamola così, nella prima. No, io ero in aiuto. Paesani mi ha chiamato e mi ha detto, qualora nel caso in cui, cioè io ho questo progetto, fare qualcosa per la Rimini Calcio.
e ha dimostrato di averlo fatto, perché ha lavorato molto, ha contattato diversi imprenditori, ha viaggiato, è andato a Roma e quant'altro. Tra le persone che lui ha contattato anche me e mi ha detto: Alfredo, mi daresti una mano in questo progetto? E io gli ho detto: sì, ti do una mano. Però il passaggio successivo è un passaggio che la cordata precedente alla mia, cioè a me, non alla mia, a me, non è riuscita a concludere l'acquisto della Rimini Calcio, non so per quale motivo, non ne sono a conoscenza. Io da Tiziano Fabio ho ricevuto una telefonata e ho risposto. Adesso sarebbe disposto, giusto per chiarire la situazione, a cedere quote della società o chiedere aiuti a livello di sponsorizzazione? Sono disposto anche a cedere quote della società, perché è una società, non è una mia impresa, non è una mia azienda. La Rimini Calcio è una società che è di tutta Rimini, Rimini è provincia, di conseguenza se ci sono degli imprenditori seri che vogliono partecipare, ben venga. Ma anche i tifosi, anche i tifosi possono partecipare comprando quote del capitale sociale. Mi sembra una persona molto chiara, ed è importante in questo momento la chiarezza. Quindi mi chiedo proprio, un attimo, bisogna far promesse che non si possono mantenere. Siamo abituati anche che a parole ci sono tante persone che danno una mano, ma infatti poi ce ne sono un po' di meno quando è ora. Se dovesse accorgersi di essere solo, tra virgolette, quali sono gli orizzonti in cui può muoversi? Cioè, lui deve promettere la Serie A oggi. E lei che obiettivi si dà come Alfredo Rota, presidente unico, come 100% della società? Ma io sono convinto di non rimanere da solo. Perché se fin dall'inizio fossi stato convinto di rimanere da solo, non avrei iniziato assolutamente l'avventura. Quindi qualche garanzia di non essere da solo ce l'ho. Stefano. Buonasera. Sì, sì. E per entrare un po' più nello specifico, lei ha incontrato un gruppo su Milano, ci può dire qualcosa di più? No, uso... Sì, sì, sì. Come è lo stato dell'arte, cioè se per la luce dentro adesso ho detto che è convinto di non andare da solo, più avanzata questa trattativa, se si può dire con chi è, se c'è qualcuno a fare che è stato in un mercato, con l'Inter, e viceversa, allora... è stato con quelli di paesani, eccetera, cioè, e poi se diciamo un discorso tecnico comunque per scindere questa definizione del societario per cui siamo qua dentro l'immagine eccetera, cioè qui avrà con i 15 giorni piano, lei deve definire sui partner. Se un'azienda, un imprenditore partecipa nel gestire l'azienda, lo staff e determinati ruoli vengono condivisi, no? Quindi non è che diciamo siamo tutti assieme e poi decido solo io. Ecco, quindi è chiaro che ci sarà una condivisione di persone, ruoli e quant'altro. Se entrano e partecipano al capitale sociale e mettono dei denari, sì, è normale che dovranno dirla loro e bisognerà anche ascoltare quello che dicono loro. Cioè, faccio fatica adesso, faccio fatica perché per sbaglio
è stato collegato il nome della Mar alla Rimini Calcio e poi alla fine non era vera la notizia e poi anche se ci fosse magari stato facendo un lavoro di fino una minima possibilità, quella possibilità lì è stata esclusa. No, perché il mondo del calcio, io ho capito che sei di fuori o che sei di dentro è uguale, non cambia niente. Non posso svelare nulla e uso la riservatezza che uso sempre. Io dico gatto quando ce l'ho nel sacco. Desiderato una scadenza? Sì. Qual è? I primi di luglio. Di agosto, sì, primi di agosto. Comunque mi sembra questa qui più completa di quella di Paesani. Una non esclude l'altra. Torno a dire, se Paesani si presenta e mi dice c'è Tizio, c'è Caio, eccetera, eccetera, bene, ok. Capire chi c'è, no? Perché io sì, con Paesani mi sono incontrato, ho visto lui e lui mi ha sempre detto con me ci sono delle persone. Bene. In un ipotetico podio prima quelli di Milano. Non c'è una classifica. Non c'è una classifica. C'è una condivisione. Cioè, anche agli investitori di Milano si farà presente che anche loro il rischio lo condivideranno con altre persone, l'investimento lo condivideranno con altre persone, magari saranno anche più sollevate loro, no? Che anziché investire determinate somme potranno investirne delle somme inferiori. Allora, sarà possibile due domande veloci. La prima è questa, chiedere se una lettera di voci sui responsabili del settore giovanile. Se poteva fare chiarezza. La seconda domanda, ma per lui, perché ci sono delle scadenze tecniche, cioè, per esempio il ricorso avanti si sapeva già la data di udienza e anche la questione della domanda della remissione, se avete già impostato qualcosa per la remissione. Se posso fare due domande così, Per quanto riguarda il responsabile dell'area giovanile, io ho un appuntamento domani con Aldo Righini perché per correttezza, perché io non avevo il numero di Aldo Righini, non sono riuscito a contattarlo e di conseguenza lo incontrerò domani ad Aldo Righini ed è la persona con la quale cercherò di chiarire quello che c'è da chiarire. Dopodiché una volta che ho parlato con lui si faranno i passi successivi, quindi è tutto rimandato quel discorso. In nome di Righi si parlava di Matteo. No, confermo, mi inserisco poi anche riallacciandomi a quello che diceva del signor Righini, per una questione di correttezza nei confronti del signor Righini, siccome noi avevamo un incontro con Matteo Brighi, che è avvenuto, mi sembrava corretto informare il signor Righini che noi avevamo un incontro con altre persone, perché mi sembrava, una forma di correttezza e di educazione nei suoi confronti. E io ho informato il signor Righini che la società per il momento sta valutando diverse figure per dare mettere dei suoi uomini, insomma, delle persone di sua fiducia e dare un altro, un cambio, insomma, dare un'altra impronta. E ho fatto la telefonata io al signor Righini, che ringrazio molto per il lavoro che ha svolto, ricordiamo anche ha fatto un ottimo egregio lavoro, ha valorizzato due ragazzini fortissimi, di cui uno è andato alla Spalla e uno è andato al Milan, quindi ha sicuramente fatto un grande lavoro. Noi cercheremo di fare di più, non è esclusa una sua di nuova collaborazione. È chiaro che io, ripeto, per correttezza ho telefonato al signor Righini e ho detto
che per il momento era diciamo, non rientrava nei programmi perché facevamo una chiacchierata anche con altre persone. Questo non vuol dire che è una seconda scelta, però ritenevo corretto. Come ho ritenuto corretto, ringrazio tantissimo un'altra persona che non c'è qui, ma avevo piacere che ci fosse qui, che è Sergio Cingolani, una grandissima persona, un amico, al quale anch'io personalmente ho chiamato Sergio e gli ho detto: Sergio, guarda, abbiamo deciso di cambiare insieme al Presidente e di dare una sterzata e di avvalersi di Beppe Meluzzi. E quindi anche a Sergio ho chiamato io personalmente. Sergio, da grande gentiluomo che è, ha capito tantissimo, ci siamo salutati fortemente, io lo ringrazio e lo saluto pubblicamente e ringrazio anche lui per tutto il lavoro che ha svolto e confermo che è stata anche da parte mia anche quasi dolorosa comunicare una cosa del genere, anche e soprattutto a Sergio, che è anche un amico che conosco bene. Una domanda per cui? Sì, ecco Marco, sì. Subito. Passo, siamo così. Siamo un passaggio. Sì. Parlando di calcio, quindi il passaggio ci sta. Ci sta tutto. Allora, per quello che riguarda il ricorso al Consiglio di Stato, il termine ultimo per impugnare la sentenza del TAR del Lazio scade il 29 di luglio. L'avvocato di Cintio ha già avuto mandato e procura firmata per presentare il ricorso. Le tempistiche per l'udienza di fronte al Consiglio di Stato ovviamente non le conosciamo, però indicativamente noi ci auguriamo di poter risolvere la situazione a cavallo di Ferragosto, qualche giorno prima o qualche giorno dopo. Mentre per quello che riguarda le riammissioni, noi, come diceva prima Antonello, oggi abbiamo fatto l'atto dovuto di iscriverci in Serie D, siamo in attesa del comunicato ufficiale della Federcalcio che determini quelli che sono i criteri per stabilire le graduatorie delle riammissioni. Ad oggi questo non è ancora stato ufficializzato e quello è il primo passaggio. Di sicuro però diciamo così che le date utili sono il 5 agosto, il termine ultimo per iscriversi da parte delle società aventi diritto a partecipare al campionato di Serie C, quindi la Covisoc entro il 13 di agosto dovrà esaminare tutte quante le domande e valutare eventuali inadempienze per arrivare con i ricorsi e la decisione ultima del Consiglio federale che sarà per il 20 di agosto. Quindi questo vuol dire che il 20 di agosto, qualora Covisoc e Consiglio federale abbiano determinato che ci saranno 2, 3, 4, 5 posti utili, da lì verrà data una settimana di tempo, 10 giorni di tempo per presentare le eventuali candidature alle riammissioni al campionato di Serie C. Quindi diciamo che il primo step può essere quello del 5 agosto, quando scadranno i termini per le iscrizioni, ma il termine ultimo è quello del 20 agosto. Quando ci... 5, si sa quanti posti ci sono? No, per assurdo il 5 potrebbero iscriversi tutte, ma magari 4 si iscrivono senza fideiussione, quindi diciamo che il termine ultimo è quello del 20 agosto. Quando è che si sa chi le escluse? Il 20 agosto è la decisione finale. Diciamo che il 13, quando la Covisoc dice la squadra Pinco Palla si è iscritta ma ha delle negligenze, un po' il quadro della situazione comincia a averlo. Quindi queste sono un po' le tempistiche. Stiamo aspettando il comunicato della Federcalcio che determini i criteri per le riammissioni. È chiaro che all'uscita dell'ultimo Consiglio federale Ghirelli in via ufficiosa si è lasciato così una piccola confidenza con alcuni giornalisti dicendo che i criteri dovrebbero essere quelli dell'anno scorso. L'anno scorso si basavano sulla classifica finale del campionato, quindi se così fosse è ovvio che le retrocesse ai play-out sono davanti a noi ad oggi, se quello è confermato, però sono indiscrezioni. Un comunicato ufficiale sui criteri oggi non ci sono. Bene. Domande? Prego, prego. Quanti eri anche, sono qui nel consiglio
classe femminile, perché ha dato le dimissioni dalla Federcalcio tempo fa, se c'è veramente la possibilità comunque di vederlo messo per la vita. Sì, vero. Sempre facendo un passo indietro, l'anno scorso noi durante la trattativa con il presidente Grassi, siccome era una trattativa che andava avanti da diverse settimane, avevamo fatto anche noi una bozza di organigramma, tra le quali nelle figure rientravano queste persone che noi stiamo dicendo, con anche Beppe Meluzzi, anche Walter Berlini. Ecco perché poi dopo, una volta che è stato fatto il passaggio delle quote velocissimo dal notaio, si è andato a prendere in mano subito il vecchio organigramma che avevamo più o meno compilato per cercare di mettere le persone subito, iniziare subito la nuova avventura. Massimo Bonini è una di quelle persone sicuramente con le quali si è avuto un incontro e che potrebbe essere uno dei tecnici, dei direttori che potrebbero venire anche a Rimini. Sì, è stato contattato, ci siamo incontrati e anche lui ha preso qualche giorno e quindi vedremo, insomma. È chiaro che prima di prendere una decisione, no, come anche l'allenatore, si fanno diversi incontri, poi valuti un attimino, no, e anche loro che disponibilità danno, e aspetti economici eccetera, e poi dopo ci si mette d'accordo, come, allora, come tutte le cose. Dimmi Alessio. Che la squadra deve essere fatta, cioè, qui, però avete un'idea, campionato di 27 di settembre? Sì, campionato di 27 di settembre, confermo, vero Marco? La Serie D, sia la Serie D che anche la Serie C, confermi Marco? Vero. Okay. Un'idea di quando cominciate il tiro? Sì, un'idea ce l'abbiamo, anche quella. Noi ci siamo messi in moto, giovedì sera abbiamo firmato dal notaio. Quindi poi c'è stato venerdì, sabato e domenica, che lunedì siamo messi un attimo a lavorare, veramente siamo anche sabato e domenica. Capisci che abbiamo preso in mano la situazione, ci sono delle priorità. Una di queste priorità, insieme a Marco e insieme anche a Alfio, ha detto: ma avete voi per caso precedente gestione opzionato qualche albergo per il ritiro dell'anno prossimo? No, non abbiamo fatto niente perché nessuno ci aveva detto niente. Bene, ci siamo mossi e abbiamo contattato immediatamente l'hotel Falcon di Sant'Agata Feltre, lo possiamo dire, tanto non c'è niente di male, che ci ha dato la, disponibilità dal 9 al 20 di agosto e noi abbiamo al momento opzionato quella struttura lì. Tutto qui. È chiaro che tutto, capite che è tutta una corsa contro il tempo, perché si arriva e quindi dirlo è semplice, e poi mettersi fare è diverso, manda, preventivo, accetta, valutiamo quante persone, quindi non è tutto così immediato e semplice. Prego. Prego. Buonasera Sabrina. Nelle ultime ore qualcuno ha ipotizzato l'istituzione di una figura come presidente onorario, che sia una figura unica per Rimini. Cosa ne pensate? Posso io? Ne avevamo discusso. Nella precedente gestione c'era un grande personaggio che è il signor presidente Sergio Santarini, che è un'icona anche lui del calcio nazionale, non riminese. Cioè io sono andato diverse volte a Roma, se a Roma parli di Sergio Santarini la gente impazzisce, e io alcune volte a Roma a mangiare in un ristorante ho detto sono amico di Sergio Santarini, la gente è impazzita. Quindi ritiene il presidente sicuramente che è una figura come Sergio Santarini possa onorare la Rimini Calcio della sua presenza. Grazie. Prego. Sì, prego. Presidente, per avere il quadro chiaro, lei sta costruendo la sua squadra in questa settimana, sta gettando le basi, però la società è aperta, mi pare di aver capito, a eventuali altri soci. Metterà come base che la sua squadra deve rimanere quella, perché poi cambiare le cose in corso, chiaramente chi compra delle quote in una società vuole anche avere uno staff, dipende quante quote compra chiaramente, però anche avere uno staff. Ha fatto i conti appunto con questo, che in cammin facendo si debbano cambiare le cose? Beh, diciamo che è anche responsabilità di chi vuole subentrare nella società, no?
prima si fa avanti e prima evita magari di trovare le cose già fatte, perché noi non è che possiamo rimanere statici, fermi e non organizzare nulla, perché poi il tempo passa e quello che passa non lo recuperi più. Ok, se abbiamo finito, chi ha bisogno del Presidente è a disposizione. Se non ci sono altre domande? Io mi chiudo la domanda ancora, in tanti anni questi periodi bianchi, è la prima volta che sento la tua proprietà a dire non mi porti in Serie B 3, quindi questo è già tutti dicono. Fa parte delle false promesse. Non bisogna ingannare, anche perché viviamo un momento economico che è molto particolare, quindi bisogna avere rispetto anche delle persone che stanno soffrendo, che sono disoccupate, cassa integrazione, quindi bisogna essere sensibili anche a quello. Okay, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Crepi, crepi. Come no? Al massimo mi ha parlato della facoltà di non rispondere.